Aspetta, mi ricordo di te. Conosci Giulia? Mi ha raccontato un po' di te. Sì. Quindi mi ha appena fatto un trasferimento. Era cambiato città. Posso darti del tu? Ok, sì, Giulia è la mia cara. Allora, la prima appunto un pochino più sugli occhi, la seconda molto sulle labbra. E sinceramente io su di te punterei sulle labbra. Farei un contouring leggero ma effettivo, diciamo molto naturale, però che esalti tanto le tue. Io direi che andiamo a mettere un contorno occhi bello idratante e poi un primer illuminante come base. Allora, perché ti spiego, posso avere un contorno occhi del genere, quindi in gel, però secondo me il più idratante che ho è questo qui, questo è della Collistar, la serie Natura, ed è un balsamo molto io uso tantissimo le dita quando trucco perché trovo che facciano un effetto molto più naturale, ti dà fastidio. Benissimo. Allora vado con gli anulari a spalmare sotto i due occhi, soprattutto.
Diciamo che è leggermente riempitivo e soprattutto è fatto per dare molta luce al viso. Vedrai che useremo molte cose tutte luminose, avrà un proprio look luminosissimo. Ok, allora andiamo. I movimenti che vanno dall'interno verso l'esterno. Scelto questo fondotinta e attivatore di luce pelle perfetta della pupa. Shakeriamo per bene. E nella tonalità 009, che è un po' scurina. Molto naturale, dato anche dal, diciamo, calore delle mie mani. Non usare le mie mani se volessi una coprenza più alta, ok? Le uso solo. Adesso passiamo al correttore della Revolution nella colorazione C8. Guarda qui. Questo è mediamente
spostando un po' anche verso il naso. Adesso con l'eccesso andiamo sul mento e sulla fronte. Poi voglio usare invece una cipria diversa per settare, un po' più leggera, per settare il contorno occhi e la palpebra. Allora adesso andiamo a fare la base e io sono indecisa fra due palettine viso. Userei un misto perché diciamo che questa qui, di questa qui userei più il blush, e perché è anche un po' più leggero, un po' più naturale, un po' più luminoso, e invece di quest'altra userei usare sia per il contouring, sia per la terra, sia per il blush. Quindi, allora,
Allora, il contouring. Io andrei, non dico pesante, però un po' marcata sulle guance, per saltare i tuoi zigomi, perché con un make e dopo si fonderà con il blush. Ecco qua. E andiamo a mettere il blush. Questo è molto, molto pigmentato, giusto? Mai troppo al centro, rischi di far sembrare tipo Heidi con le palline rosse qui. Lascia, quindi, ok, adesso andiamo di illuminante, che io voglio usare anche come ombre. La differenza qui ne basta poco 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 perché illumina tanto, tantissimo, buonissimo. Allora, ok, sugli occhi io farei una cosa stra semplice e prenderei tutto un po' più naturale e andrei a usare la stessa terra che abbiamo usato per il contouring, per fare giusto un'ombra sull'occhio, usarla come colore di transizione e poi andiamo semplicemente a mettere un ombretto illuminante, sono i 10 quindi anche negli occhi. E sfumo, faccio movimenti circolari. E vado anche dall'altra parte. Tu rilassati, rilassati, rilassati. Guardi la sensazione del pennello sulle palpebre. Guardi questo momento. Vado anche un pochino. Adesso, come è ombretto luminoso, io molte volte faccio un bel mix e prendo gli ombretti
di Huda Beauty. In particolare, mischio Moondust pensato come illuminante questa paletta, però io sono un pochino extra, quindi insieme a questi io vado a mettere di nuovo questo illuminante che fa da top coat, che darà soprattutto che stanno di matita all'interno dell'occhio e un po' di mascara marrone perché rende il look ancora poi vado mascare col luminosissimi. Poi, allora, per quanto riguarda le labbra, io pensavo di mettere un colore che comunque assomiglia molto al tuo colore naturale. E volevo mettere questa qui. Vado col pennellino a definire adesso.
Sono indecisa se mettere questo gloss o questo. Allora, questo gloss diciamo che è un effetto impolpante e non andrei a mettere su tutte le labbra, tutta l'area delle labbra. Questo qui è della Essence numero 06 Big Bang. Oppure sono indecisa se metterti solo questo lip gloss trasparente senza brillantini, senza niente, semplicemente un po' più di volume. Che cosa preferiresti? Andiamo di questo allora. Ne metto giusto qui e un altro pochino di setting spray, poi mi ha finito. Ok, ecco qua, sembra un profumo stupendo. Ok, certo, guarda allo specchio. Ma va, grazie a te. Dalla mia collega, tranquillamente. Ok? Allora, se vuoi, ti aspetto.